Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale e benvenute in questo nuovo video. Allora, questo sarà il video di cui vi parlavo già qualche settimana fa su Instagram. Vi avevo chiesto su Stories di dirmi che video vi sarebbe piaciuto vedere tra i prodotti terminati del periodo oppure i miei personalissimi consigli per quanto riguarda la scelta universitaria. Devo dire che mi avete messo davvero in grandissima difficoltà perché a un certo punto le risposte erano arrivate quasi a pari merito, quindi vi dirò che io fino all'ultimo non sapevo cosa avrebbe vinto. Come potete vedere, alla fine ho optato per i prodotti terminati, anche se dal momento che sono due tipologie di video che mi piacciono molto, sia i consigli universitari che questo qui dei prodotti finiti, magari penserò anche a fare il video sulla scelta universitaria. Chissà. Vedremo. Bando alle ciance perché altrimenti io comincio a perdermi nelle mie solite chiacchiere. Iniziamo subito. Il primo prodotto che vi mostro e che ho finito è questo qui. Vi chiederete perché Manu fai questa faccia orripilata e terrorizzata? Perché se avete visto i miei video precedenti non vi sarete sicuramente dimenticate di questo signorino qui. Perché io ne ho parlato molto molto male nel mio video dei prodotti bocciati. Breve sintesi su questo schifo. Allora, è uno shampoo che non è uno shampoo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che non lava. Questo è uno shampoo che non lava. A parte che ho provato a utilizzarlo in tutti i modi possibili immaginabili, come vedete ho cercato fino all'ultimo di finirlo, ma non ci sono riuscita. Ho provato a chiedere l'aiuto anche di mio fratello. Io ho detto: Marci, ti prego, aiutami a finire questo schifo. Ma come potete vedere, non ci siamo riusciti assolutamente. Crea quell'orribile effetto capello misto. Non so se esistono i capelli misti. Facciamo finta che l'ho inventato io adesso. E cosa vuol dire capello misto? Vuol dire che quando io vado a lavarmi i capelli con questo qui, io ogni volta mi vado a ritrovare la cute ancora più grassa del normale perché ho già il capello grasso, mentre invece tutta la parte delle lunghezze è terribilmente secca, impagliata e impossibile da pettinare. Io vi giuro, ragazze, non, questa descrizione non rende, dovreste provarlo, tra virgolette, per verificarlo e comunque non ve lo consiglio. Di per sé non fa schiuma, sì, ok, è delicato, ma secondo me è un prodotto pessimo che non vi consiglio e soprattutto non ricomprerò. Un altro prodottino che ho finito è questo qui. Questo è lo struccante occhi di Garnier, delicato, elimina anche il trucco waterproof per pelli normali o miste, all'estratto d'uva purificante. Allora, con questo qui, ragazze, invece mi sono trovata veramente molto molto bene. È uno struccante occhi delicatissimo, non brucia gli occhi. Con lui non devo avere l'ansia che non sia mai mi cade una gocciolina negli occhi e comincio a sentire le fiamme dell'inferno. Veramente basta uno, massimo due dischetti per struccare. Voi considerate che io non faccio trucchi molto elaborati, sia perché non sono in grado, soprattutto nella stesura degli ombretti, non ne parliamo, e sia perché poi la sera non mi va di stare lì a struccarmi, a perdere 20 anni, quindi preferisco fare trucchi semplici. Mi va a togliere tutto il trucco che ho sugli occhi. L'ho voluto testare anche con dei mascara un po' più strong, un po' più difficili da togliere e devo dire che mi ha sempre soddisfatto. Vi dico, non so dirvi come si comporta con gli ombretti perché io faccio un trucco occhi sempre molto molto semplice. Matita, mascara, basta. Sia perché non sono in grado a distendere gli ombretti, ebbene sì, alla veneranda età di 28 anni, Manuela non si sa mettere un ombretto, ma vabbè, e sia perché poi non ho voglia la sera di perdere troppo tempo per andarmi a struccare. E questo super promosso, penso proprio che lo ricomprerò anche perché ha un prezzo veramente irrisorio e questo è assolutamente consigliato. Un altro prodottino che ho finito è questo qui. Questo è il detergente intimo Dermomed, la calendula senza parabeni. Allora, che dirvi? Detergente molto semplice, senza infamia e senza lode, mi sono trovata bene, non mi ha dato nessun tipo di problemi, è molto molto delicato.
Lo potete trovare in tutti i supermercati ben forniti, in tutti gli store a quel sapone, e questo l'ho pagato 2 euro e qualcosa, insomma veramente una cazzata. Questo penso proprio che lo ricomprerò. Un altro prodottino che ho finito è questo qui, questo è lo shampoo famosissimo, shampoo Garnier ultra dolce alla camomilla e al miele senza parabeni con estratti naturali. Allora ragazze, questo è uno shampoo che mi è piaciuto veramente tanto, a parte che è delicatissimo ma allo stesso tempo va a lavarvi il capello, a differenza di quello schifo che vi ho fatto vedere prima. E la cosa che più mi ha colpito di questo shampoo è che riesce a farmi durare molto più a lungo l'effetto capello pulito, che personalmente per me che ho i capelli grassi è un effetto che io vado sempre a ricercare in ogni tipo di shampoo. È molto delicato, non va assolutamente ad aggredirvi il capello, e questo anche lo trovate veramente a un prezzo molto molto basso. Questo fondamentalmente lo usa mio fratello perché lui è biondo, infatti questo è per capelli chiari, però ogni tanto glielo frego anch'io, noi diciamo niente. Comunque assolutamente lo ricomprerò e ve lo consiglio anche. Un altro prodottino che ho finito è questo qui. Questo è il famosissimo fondotinta Fit Me di Maybelline nella colorazione 120 per pelli normali e grasse. Allora, questo fondotinta è il fondotinta che personalmente io vado a cercare sempre per quanto riguarda le caratteristiche. Come vi dicevo prima, io sono una persona che ha bisogno di estrema facilità nel trucco. Questo qui è perfetto perché è facilissimo da applicare, va a opacizzarvi la pelle e personalmente non sento l'esigenza di fissarlo con una cipria. È un fondotinta che è molto leggero sulla vostra pelle, quindi quasi non ve lo sentite. L'unica pecca tra virgolette, perché non la chiamerei neanche pecca, è che è un fondotinta che tende ad asciugarsi molto in fretta, quindi magari quando lo andate a stendere dovete starlo ad applicare abbastanza rapidamente perché altrimenti tende ad asciugarsi. Comunque, a parte questo, è fenomenale, mi piace tantissimo, ha un effetto molto naturale, non mi crea assolutamente macchie sulla pelle o le classiche discromiglie molto brutte da vedere. Ha una durata media, quindi diciamo che per le esigenze che ho io è assolutamente approvato e lo ricomprerò sicuramente. Un altro prodotto che ho finito è questo qui. Questo è il mascara Push Up Angel di Maybelline con questo comodissimo scovolino, eccolo qua. E questo, ragazze, fatemi sapere se anche voi lo usate. Io penso che il punto forte di questo mascara sia proprio lo scovolino, perché credo sia perfetto per pettinare le ciglia inferiori, che noi sappiamo sono quelle che più problemi ci danno ogni volta che andiamo ad applicare il rimmel, perché non so voi, ma io senza farlo apposta vado sempre a comprare le mascara con degli scovolini obesi, enormi, e quindi quando vado ad applicare il mascara sulle ciglia superiori tutto a posto, quando arrivo alle ciglia inferiori finimondo, si crea quell'orribile effetto panda che ovviamente a nessuno piace. Con questo qui io non ho avuto mai questo tipo di problema, perché ovviamente lo scovolino, essendo sottile, è perfetto per applicare il prodotto sulle ciglia inferiori. A parte questo, che dirvi, è un mascara che io definisco da giorno, nel senso che è un prodotto molto discreto, non è sicuramente il mascara che fa al caso vostro se siete alla ricerca di un effetto molto strong, molto drammatico, ma invece ve lo consiglio assolutamente se volete un effetto un po' più naturale, più discreto, più elegante, perché la caratteristica che mi è piaciuta veramente tanto di questo mascara è che ha un bellissimo effetto allungante. Volumizzante no, vi devo dire la verità, però allungante sì, quindi questo qui penso proprio che lo ricomprerò. Poi ho finito anche questo qui. Questo è l'olio di mandorle dolci della marca Yuleri, scusate la mia pronuncia, credo francese, perché dovrebbe essere francese. Comunque vi lascio tutto qui sotto nell'info box anche il nome dei prodotti. E questo è un olio di mandorle dolci arricchito e profumato con mandorlo e verbena, emolliente e nutriente per tutti i tipi di pelle. Allora,
Il punto forte di questo olio di mandorle dolci io credo sia la profumazione, perché è un qualcosa di paradisiaco. Vi dico, secondo me non ricorda neanche tanto la mandorla quanto, non lo so, mi sa tipo di un qualcosa di agrumi. Comunque non facciamo caso alle mie descrizioni delle profumazioni, lasciamo stare. L'ho utilizzato come olio corpo perché in questo periodo sto soffrendo di pelle secca, penso dovuta a questi primi freddi che stanno arrivando, quindi ho bisogno di nutrire la pelle in profondità e di idratarla, perché come sappiamo l'olio di mandorle dolci è ricco di vitamine che quindi ci aiutano a mantenere la nostra pelle più nutrita. E quindi questo lo trovate in tutte le erboristerie. Penso lo troviate anche nella sua fragranza naturale, quindi non per forza al mandorlo e alla verbena. E questo non so dirvi quanto l'ho pagato, perché non me lo ricordo purtroppo, ma comunque un prezzo inferiore ai 6 euro, quello sicuro. E questo assolutamente lo ricomprerò e ve lo consiglio assolutamente. L'ultimo prodotto che ho finito è questo qui. Oggi ragazze è un tripudio di shampoo, vabbè. Questo è lo shampoo della Cloran e questo è il formato piccolino. Non mi è piaciuto. Scusa mamma, lo so che me l'hai regalato, ma succede. Non mi è piaciuto, è un prodotto che fa poca o per niente schiuma. Trovo che lasci il capello molto appesantito, non penso che lo vada a lavare molto bene, sinceramente. E non lo so, non... gli dà un effetto troppo pesante di capello, non dico non lavato come quello là della Johnson's, però capello non perfettamente pulito, quindi io direi proprio che non lo ricomprerò. E nulla ragazze, il video è finito, i prodotti sono terminati, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se magari c'è un prodotto in particolare che vi ha incuriosito, che avete già provato, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti terminati del periodo, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!